Lo Splendid Abyss di Diego Ulissi, che vince ancora per la seconda volta appunto in questo Giro d'Italia, dopo aver vinto quella bellissima tappa di Agrigento. Diego Ulissi si ripete a Monselice in una tappa che poteva regalare le sue insidie con quei due muri che comunque rimanevano più o meno ai 20-15 km dal traguardo, uno scatto secco a sparpagliare il gruppo quando sembrava tutto un po' apparecchiato comunque per il bis di Peter Sagan, e invece un Sagan che si deve piegare, si deve, deve mollare all'ultima asperità a questo attacco di Diego Ulissi. Alla fine Sagan arriverà nel gruppo dietro, perché insomma comunque la selezione c'è stata, perché Sagan è arrivato a 23 secondi praticamente, con invece il gruppo dei migliori che sono arrivati praticamente in 20, di conseguenza dimostrazione della grande selezione che c'è stata anche nella giornata di oggi. Un Diego Ulissi che ha vinto a colpo di reni con João Almeida, che si è dimostrato ancora una volta uno che è un corridore completo, che anche allo sprint non sfigura, che è un corridore anche molto veloce appunto nelle volate di gruppo. Infatti oggi per poco non andava a prendersi una gran bella soddisfazione questa maglia rosa, che insomma per ora veramente gli manca soltanto quello, perché continua il suo percorso nettissimo e continua a dare anche cenni veramente di grandissima solidità. Lui che ha ormai la maglia rosa da tanto tempo, perché è dalla terza tappa, dalla tappa dell'Etna, che questo portoghese si è conquistato la maglia rosa, proprio a dimostrazione anche della continuità che sta palesando questo ragazzo in questo Giro d'Italia. Insomma, vedremo quanto durerà. Domani sembrerebbe un'altra tappa comunque a appannaggio suo, comunque a vantaggio suo, perché la cronometro è un po' il terreno di questo ragazzo portoghese. Quindi chissà che domani non possa ancora riuscire a incrementare sui diretti rivali alla classifica generale. Poi vedremo, perché domenica ci sarà la tappa di Piancavallo, che comincerà insomma a darci qualche risposta anche un pochino più attendibile su quelli che sono i veri valori in campo nelle tappe di montagna. Vedremo un po', sicuramente insomma un João Almeida che appunto oggi con la buona ha preso altri 6 secondi, 40 secondi su Wilco Kelderman, 49 su Bilbao, ha incrementato su Nibali e Pozzovivo, continua a guadagnare. Poi se domani guadagnerà un altro po' a cronometro, gli deve andare a prendere poi comunque nell'ultima settimana magari un minuto e 20, e non puoi nasconderti, non puoi non osare, perché se no per la squadra che ha João Almeida potrebbe mettere veramente tutti nel sacco, perché anche oggi nel gruppo principale dei primi 20 sono arrivati quattro corridori della De Koninck Quick-Step, perché oltre a João Almeida c'è Unurecchi arrivato quinto, Knox e Masnada 19° e 20°, che sono due corridori che in salita hanno sempre risposto presente. Quindi vedremo un po'. Ho visto bene Gegenhardt, che comunque ha provato quantomeno a smuovere un po' le acque in un gruppo piuttosto tranquillo. Conrad ci ha provato, in volata è arrivato terzo, insomma, però De Koninck che ha vinto in maniera meritata e che ha congegnato bene la tappa, nonostante appunto che anche gli uomini di classifica abbiano fatto la volata, perché ha fatto la volata Almeida, l'ha fatta Nibali, l'ha fatta Fuglsang, tutti insomma l'hanno fatta, però De Koninck era il più veloce di questo gruppo e ha sfruttato la sua superiorità. Fatemi sapere voi nei commenti che cosa ne pensate dopo
arriva il video sul tennis, arriva il video su Musetti e Cecchinato, entrambi splendidi vincenti, due italiani abbiamo nelle semifinali di Santa Margherita di Pula. Anche quella può diventare veramente un grande obiettivo, perché Musetti, che è diventato il primo 2002 ad arrivare in semifinale di un ATP, continua a scalare il ranking, come Cecchinato continua ad operare la sua inesorabile risalita. Appunto, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, una volta che mi piace il video, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto, e a questo punto arrivederci ragazzi, al prossimo video.